Alla fine userò del viola. Vieni a vedere. No, ma non ti preoccupare, che anche per me è molto complesso questo lavoro. Infatti per quello ti sconsigliavo, perché io lo sapevo che poi avrei dovuto farlo anche io. E allora dicevo, no, non lo fare, ma dai, ma perché devi andare a metterti questo guaio? Ok, adesso fermiamoci un attimo. Allora, intanto faccio una cosa qui. Esperimento. Vediamo che succede se comincia a dare poco poco giallo. Poco poco giallo. Questo giallo è un giallo dark cadmium yellow 108. C'era mio fratello che era, si incavolava sempre. Allora, da ragazzo io avevo fatto un quadro che poi era servito come copertina di un disco dei Goblin prima che si chiamassero Goblin. Era amico del bassista. E su quello c'era tutta una zona d'ombra affondata. Che però era proprio in fondo, io poi c'avevo un maniaco, volevo fare, insomma lì ci avevo fatto tipo 30 velature una sopra l'altra e mio fratello me le rinfacciava tutte le volte che parlavamo, diceva, ah sì, tu sei quello, avevi fatto questa cosa con 30 velature, vabbè, non mi serviva, e lui, sì, ma 30 velature. Ok, gli ho dato un po' di toni caldi, molto, anche qui ce ne sono, diamogliene un po', una scaldata. Prendo questo verde che è un 112, verde erba, vediamo un po' com'è, ah no. Adesso bisognerà che cominci a dare qualche vago tono al fico d'India. E adesso vengo di qua. Ok, vediamo un po'. Cominciamo. Sì, può andare. Pure qui ci sono dei rossi, c'è di tutto. Allora, cominciamo dal punto abbastanza scuro.
Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!